Allora questa sera ci portiamo a spasso non un libro, ma un autore assieme a due esperti. Parleremo di Tolkien, Signore degli Anelli nelle menti di tutti, e soprattutto di opere nuove che lo riguardano e che sono in libreria proprio da pochi mesi o comunque in questi giorni. I nostri esperti sono dell'Associazione Romana di Studi Tolkieniani, Cecilia Barella che ci illustrerà Beowulf e i paesaggi dalla Terra di Mezzo. E invece con Roberto Arduini, sempre della stessa associazione, parleremo di I figli di Urim e di Tolkien e la Grande Guerra. E allora entriamo in un pub che forse saremo meglio assistiti anche dallo spirito molto british del nostro professore beniamato. Io posso evitare di essere visto se lo desidero, ma sparire del tutto, questo è un dono raro. Allora eccoci rintanati in una saletta del Druids Rock Pub di Roma. Allora Cecilia, abbiamo detto ti tocca il Beowulf, insomma non è male come avvio. Sì. Di questo Beowulf soprattutto. Questa è un'edizione per ragazzi del Beowulf, è la prima volta che viene pubblicato in Italia in versione appunto per ragazzi. Il Beowulf è un poema anglosassone che viene studiato anche a scuola in Inghilterra perché è l'equivalente dell'Iliade. E questa edizione è stata curata e scritta da Kevin Crossley Holland, che è un filologo inglese che è stato un allievo di Tolkien, sì. E in Italia è stato pubblicato dalle Nuove Edizioni Romane, una bella edizione, ci sono delle illustrazioni veramente belle. Siete un ragazzo di oggi, cosa ci trova dentro il Beowulf secondo te? Io lo so, però diciamo anche. È una grande storia epica di eroi, quindi c'è l'amicizia, c'è l'eroismo, l'avventura, il coraggio, e sono i temi che i ragazzi cercano anche in tanti romanzi fantasy scritti più di recente, quindi secondo me poi cambia ben altra forza poetica. Sì, assolutamente, assolutamente, i contenuti sono molto attraenti per i giovani, quindi penso che sia di attualità ancora oggi. Allora, invece brevemente, Cecilia, in questo paesaggio della Terra di Mezzo, voi dell'Associazione Romana Studi Tolkieniani avete messo in luce alcuni aspetti del rapporto tra Tolkien e la natura, e poi è fondamentale sia nello spirito suo che nell'opera. Che nell'opera, esattamente, tanto che è stato spesso detto che la natura non è uno sfondo semplicemente nel Signore degli Anelli, ma è un personaggio, ha una funzione molto più rilevante. Gli alberi entrano addirittura gli come personaggi. Quindi. Parlano e camminano, quindi assolutamente fondamentali. Senti, molti collaboratori? 11, circa 11, più due illustratori italiani, nuovi, sconosciuti, quindi anche l'illustrazione ha una parte importante, come l'aveva del resto per Tolkien, che lui stesso era un illustratore. Abbiamo trattato la natura da diversi punti di vista, un punto di vista culturale, storico, perché le persone che hanno collaborato a questo libro hanno in effetti un background che è diverso, alcuni sono biologi addirittura, alcuni si occupano di arte, quindi hanno analizzato il colore, l'importanza dell'immaginario, e altri come noi si occupano più strettamente di letteratura. Allontanatevi! Via! Ricorda, Frodo, l'anello sta cercando di tornare dal suo padrone. Lui vuole essere trovato. I figli di Urin escono invece fuori dal cassetto di Christopher, possiamo dire. Sì, i figli di Urin escono a 30 anni dalla morte del suo autore, e fu una delle opere a cui Tolkien si dedicò per tutta la vita, tant'è vero che per 60 anni lui cercò di migliorare queste leggende e non furono mai pubblicate perché non era mai soddisfatto della versione finale. La maggior parte dei lettori conosce Il Signore degli Anelli o conosce l'Hobbit, ma erano tutte le leggende del Silmarillion e del suo Legendarium a cui Tolkien teneva di più e che cercò sempre per tutta la vita di migliorare. Invece questo Tolkien e la Grande Guerra di John Garth era molto atteso dagli appassionati tolkieniani, che ovviamente sanno che Tolkien scriveva proprio sui primi dispacci in trincea l'ossatura delle sue storie, però ovviamente questo testo si occupa del contesto ed è molto più analitico e scientifico. Sì, questo libro pubblicato dalla Marietti 1821 analizza proprio gli anni drammatici dell'esperienza di Tolkien nella Prima Guerra Mondiale, e si vede che proprio in quegli anni lui mise quelle che furono le prime storie che portarono poi a quello che diventeranno la saga dei figli di Urin. Affrettano il
ti devono aver fiutati. Presto!